Tutti erano seduti a tavola quando entrò il fratello Russell. Come al solito, egli disse allegramente, "Buongiorno a tutti." Ma questa particolare mattina fu diversa. Invece d'andare prontamente al suo posto, batté le mani e con gioia annunciò, "I tempi dei gentili sono finiti, i loro re hanno avuto la loro opportunità." Il fratello Macmillan ammise, "Eravamo molto emozionati e non mi sarei sorpreso se in quel momento avessimo iniziato l'ascesa, essendo quello il segnale per cominciare a salire in cielo, ma naturalmente non ci fu proprio nulla del genere." La sorella Merrill aggiunge, dopo una breve pausa egli, "Russell, disse, qualcuno è deluso? Io no. Ogni cosa procede secondo il programma." Di nuovo battemmo le mani. Nei prossimi 26 anni i presenti governi saranno rovesciati e distrutti, noi consideriamo come verità stabilita che la fine completa dei regni di questo mondo e il completo insediamento del regno di Dio si compirà verso la fine del 1914. Non sorprendiamoci, quindi, quando nel capitolo seguente presenteremo le prove che l'insediamento del regno di Dio è iniziato già, che è additato dalla profezia come debitamente iniziato ad esercitare il potere dal 1874 d.C., e che la battaglia del gran giorno di Dio onnipotente avrà fine nel 1914, con la distruzione delle guide terrene. In questo capitolo presenteremo l'evidenza biblica attestante che la completa fine dei tempi dei gentili, cioè la completa fine del dominio concesso loro, si verificherà nel 1914 AD, e che questa data segnerà l'estremo limite del governo degli uomini imperfetti. Inoltre, nel 1918, quando Dio distruggerà le chiese su vasta scala e i milioni di membri di chiesa, accadrà che chiunque scamperà, si rivolgerà agli scritti del pastor Russell per comprendere il significato del crollo della cristianità. Il prossimo capitolo presenterà l'evidenza biblica che il 1874 era la data esatta dell'inizio dei tempi della restaurazione e, pertanto, quella del ritorno del nostro Signore. Così abbiamo provato chiaramente con la scrittura che il tempo del secondo avvento di nostro Signore cadde nel 1874 e precisamente nell'ottobre di quell'anno. Le scritture provano che il secondo avvento del Signore avvenne nel 1874. Il millennio iniziò nel 1874 col ritorno di Cristo. Nessuno può comprendere appropriatamente l'opera di Dio in questo tempo se non si rende conto che dal 1874, il tempo del ritorno al potere del Signore, ci fu un cambiamento completo nelle operazioni di Dio. Le scritture mostrano che la seconda presenza dell'era è avvenuta nel 1874. Questa prova dimostra che il Signore era e presente e che lo è stato dal 1874. Sicuramente non c'è il minimo spazio di dubbio nella mente di una vera consacrata creatura di Dio che il Signore è presente e che lo è stato dal 1874. Ci sono due date importanti qui che noi non dobbiamo confondere, ma chiaramente distinguere, cioè, quella del principio del tempo della fine, e quella della presenza del Signore. Il tempo della fine abbraccia un periodo dall'AD 1799, fino al completo rovesciamento dell'impero di Satana e lo stabilimento del regno del Messia. Il tempo della seconda presenza del Signore data dal 1874, l'ultimo periodo è naturalmente incluso nel primo. Il rimanente dell'Israele spirituale aveva atteso da decenni, sì dal 1876, la fine dei tempi dei gentili nell'autunno del 1914. Aspettavano che il messianico regno di Dio fosse allora pienamente stabilito nei cieli e anche il rimanente dell'Israele spirituale fosse a quel tempo glorificato con Gesù Cristo nel regno celeste.
Tutto l'intendimento delle sacre scritture era diretto in tal senso o modificato secondo tale idea. E quando il 1914 finì tra le fiamme della prima guerra mondiale e il rimanente dell'Israele spirituale si trovò ancora qui sulla terra, furono inclini a pensare che sarebbero stati glorificati nel 1918. Comunque, con quella fine dei tempi dei gentili non venne anche l'attesa glorificazione del rimanente della Chiesa nei cieli. Piuttosto, il 31 ottobre 1916 Russell stesso morì, lasciando la presidenza della società a un altro. Qualche cosa doveva essere stato calcolato male. In precedenti pubblicazioni della Watchtower Bible and Tract Society è stato scritturalmente provato che la presenza del nostro Signore Gesù Cristo cominciò alla fine dei tempi dei gentili nel 1914. Il periodo dal 1914 in poi come il tempo della fine.